qualche modo di iniziare la loro attività, essendo stato da pochi eletti, valorizzando il parco locale, valorizzando un bene che è un bene che ricade nella circoscrizione, ma che è un bene un patrimonio dell'intera città. E si è realizzata una due giorni che è stata uno straordinario successo di pubblico, di attenzione, sull'onda di questo risultato assolutamente positivo, la quarta istituzione ha pensato di trasformare un'iniziativa che fosse anche probabilmente un'iniziativa dell'intera città, e quindi per la quale questa conferenza stampa, nella quale c'è il presidente della circoscrizione, il consigliere di circoscrizione, l'assessore al decentramento della partecipazione del sindaco, per parlare questa è un'iniziativa che si articola coinvolgendo tutti i diversi aspetti del parco casale, quindi ce l'è per tutti, per i bambini, per gli anziani, per gli sportivi, per i grassi, per i magri, ce l'è per tutti. Questo è il senso, l'importanza di questa manifestazione che ormai diciamo, è entrata nel calendario delle iniziative della città, senza fare concorrenza a Santa Rosalia, diciamo, rientra nel calendario delle iniziative. Allarga larghissima partecipazione dei cittadini, mi sembra che sia assolutamente una cosa importante, credo che nessuno meglio di Presidente che ci ha tenuto sicuramente, mi parlo della rappresentanza della circoscrizione, ma anche del Consiglio di circoscrizione, che non c'è nella parte. No, brevemente solo per dire che l'iniziativa della Notte Bianca si inserisce nell'ambito di un'attività che stiamo tentando di sviluppare con fatica ma con soddisfazione di costruire un processo decentrato in città. Questa iniziativa appunto si sviluppa con capacità di autonomia da parte della circoscrizione e si inserisce perfettamente in questo percorso che vede sempre di più le circoscrizioni della città acquisire un ruolo oltre che amministrativo, di decentramento amministrativo, che può essere avviato dall'amministrazione comunale, cioè in quest'ultimo anno ha individuato alcune priorità, alcune materie che sono state già delegate alle circoscrizioni, ci parla anche di una capacità di autonomia politica da parte delle circoscrizioni, che sono in grado di costruire processi sociali, culturali, di partecipazione reale, di una rete di cittadini che si è attivata per costruire appunto questo evento, questa manifestazione che è la Notte Bianca al Parco Cassarano, la Notte Bianca alla quarta circoscrizione. Quindi noi, l'amministrazione comunale sta sostenendo e sostiene questo percorso della quarta circoscrizione appunto perché è iscritto in questo ragionamento generale che parla proprio di decentramento amministrativo e di decentramento politico in vista di un percorso che chissà cosa succederà in vista della modifica del codice di funzionamento alla nascita della città metropolitana, ha una riorganizzazione del ruolo delle circoscrizioni che diventeranno per legge municipalità. Quindi diciamo, è inserito in questo percorso che coinvolge appunto le attuali circoscrizioni. Grazie a tutti, volevo fare una premessa. Questo è il primo atto deliberativo di cui le circoscrizioni sono protagoniste in base alle deleghe che l'amministrazione comunale ha attuato nei mesi scorsi. Quindi è un avvenimento importante anche dal punto di vista dell'attuazione del decentramento che ha in questo evento diciamo, la piena funzionalità in virtù anche della approvazione della legge regionale che individua nelle città metropolitane appunto il fulcro dell'ex province e nelle municipalità il cuore, l'anima dell'attuazione di questo decentramento alla pari dei comuni che fanno parte della città metropolitana. Devo fare questa premessa per dire che non abbiamo avuto come lo scorso anno la necessità di passare dalla giunta comunale o dal consiglio comunale per attuare
per organizzare questa manifestazione, ma una manifestazione propria della nostra circoscrizione. Ovviamente tutto questo è stato possibile grazie all'impegno dell'intero partito di costruzione, che io voglio ringraziare in primis, che mi ha supportato fin dal primo momento, ovviamente con tutte le commissioni consigliari, il presidente Ruzzolino, il presidente Potenza, il presidente Fazio, che è assente per motivi familiari, ovviamente tutti i consiglieri qui presenti e anche quelli che non sono presenti, e dell'amministrazione comunale attiva, la signora Pappalardo, responsabile dell'amministrativa della circoscrizione, che hanno lavorato e che lavoreranno senza guardare orario. Lo voglio dire perché molto spesso i dipendenti vengono tacciati di scarsa efficienza, ma devo dire che da noi invece si spengono anche troppo, ahimè, lavorando anche fuori orario, addirittura qualche volta ci hanno buttato fuori dai cancelli perché dovevano chiudere, e lo stesso succederà sabato e domenica, saranno presenti senza che nessuno, diciamo, senza avere retribuzioni straordinarie. Questo lo voglio dire perché è molto importante. Ovviamente ringraziamenti particolari al responsabile del Parco Cassarallo, al dottore Teriaca e all'ingegnere Scotto, che ci hanno messo a disposizione tutta l'equipe del COIME e gli spazi che sono disponibili. Quest'anno la nostra manifestazione si caratterizza per alcuni avvenimenti importanti. Intanto avremo la diretta Radio Time, ringrazio Maria Carmelita che è presente, sponsor della manifestazione, che seguirà l'evento in diretta direttamente dal parco, condurrà alcuni importanti e significativi passaggi della notte e chiuderà la serata in anfiteatro con la realizzazione di Extra Time, una selezione di giovani talenti, e poi con la discoteca dell'anfiteatro. C'è un'altra partecipazione importante, la serata finale nazionale del Volto Fiorito 2013, che ringrazio Carlo Valenti, che sarà dalle ore 22 alle 24 in anfiteatro. Ci saranno altre decine e decine di spettacoli in tutti i punti del parco, potete prendere la mappa con tutte le attività, ma di particolare significato, permettetemi di dirlo, è la realizzazione di due eventi di caratteristica sociale, perché la nostra sia una manifestazione che vuole valorizzare il parco, dare la possibilità agli artigiani di esporre i propri prodotti, dare la possibilità agli artisti di esprimersi in un palcoscenico di tutto rilievo, ma è una manifestazione che si caratterizza per lo scopo sociale del programma. Ringrazio Salvatore Campanella in rappresentanza delle federazioni paralimpiche, che nella pista di pattinaggio dalle ore 15 alle ore 17 organizzeranno le paralimpiadi con tutti gli sport in carrozzina, quindi dall'organizzazione delle tornei di basket, hockey, tennis da tavolo, handbike, scusate se non ricordo tutte le attività sportive che loro fanno, perché dobbiamo dimostrare che a volte la disabilità, diciamo, va ricercata da altre parti, o la normalità. La normalità è quella di cui sono protagonisti i nostri amici, e Salvo Campanella è un esempio, in considerazione del fatto che pochissimi anni fa era un atleta, diciamo, l'anno scorso era un atleta non dotato, adesso invece purtroppo ha questa condizione, o per fortuna ha questa condizione che comunque lo stimola maggiormente a poter fare sempre di più e sempre meglio. Ovviamente la manifestazione delle Paralimpiadi è capitanata da Nanni Gambino, che è consulente allo sport del Comune di Palermo, che ci sta dando una grossa mano per la realizzazione di questo evento. Un altro evento di tipo sociale protagonista della Notte Bianca è la realizzazione di un flash mob. Un flash mob che viene fatto molto spesso su temi di violenza alle donne, sulla lotta alla mafia, temi che sono stati ampiamente trattati. Noi invece abbiamo pensato di indirizzarlo verso la sensibilizzazione e la donazione degli organi, in collaborazione col Centro Regionale Trapianti, dove avremo testimonianze importanti da parte di familiari di bambini che hanno purtroppo
perso la vita, però hanno avuto la possibilità di far rinascere altre vite umane, e la testimonianza anche di soggetti trapiantati, anche in video e di persona. Quindi un avvenimento importante che fermerà l'attività del parco alle ore 20 e che indicherà a tutti coloro che sono all'interno del parco a venire alla pista di pattinaggio per sensibilizzare questa donazione. Collaborazioni importanti, scusate se li leggo, ma sono davvero tanti. Intanto la Croce Rossa Italiana, ringrazio la dottoressa Tomasino presente, il presidente della Croce Rossa, la Sicur Transport che garantirà la sicurezza all'interno del parco, ovviamente gli sponsor istituzionali, oltre ovviamente al patrocinio del sindaco del comune di Palermo, dell'AMAT che si stanno facendo carico di darci, di fornirci alcuni servizi. Inoltre abbiamo la sponsorizzazione dell'Università di Palermo come patrocinio gratuito, il giornale del Mediterraneo che insieme a Radio Time e a Rosario fanno parte dei nostri media partner, Lega Ambiente che si occuperà di ripulire il parco di domani mattina, approfittando della manifestazione nazionale Puliamo il Mondo. Saranno presenti gli operatori di Lega Ambiente insieme alla UIND che stanno aderisce all'iniziativa Puliamo il Mondo, e quindi dalle 9 di mattina alla domenica ci aiuteranno i lavoratori del CONI a ripulire il parco. Poi abbiamo la SRL, veicoli elettrici, che ci fornirà il servizio di bus navetta che sarà, diciamo, in aggiunta all'AMAT, che congiungerà il parcheggio Basile all'ingresso di via Ernesto Basile del Parco Cassarà. Banca Mediolanum, un'agenzia di Villabate, le federazioni paralimpiche che abbiamo detto, Mobilità Palermo che è presente anche quest'anno insieme al Parco di Tore per organizzare la caccia al tesoro, che l'anno scorso ha avuto più di 500 partecipanti, quest'anno ovviamente sarà lo stesso. Quindi ringrazio gli organizzatori Mobilità Palermo e Parco di Tore per la disponibilità. Appuntamento nello spazio che è previsto nella mappa, cioè alle spalle della pista di pattinaggio. Poi abbiamo altri sponsor privati, la Oxygen, che ringrazio per la partecipazione, che ci fornisce service presentatore molto alto, nonché uno spazio importante di attività di animazione come balli, danze e attività fisiche. Poi la Nuova Cori, l'associazione culturale Tania, che ci fornisce, oltre a realizzare una mostra e la presentazione di un libro, ci fornisce il servizio foto e video della manifestazione. La Casaia SRL, che ci fornisce invece la realizzazione di una illuminazione particolare nell'area Parco Giochi vicino all'ingresso Basile, e poi tantissime altre associazioni che si sono occupate, si occuperanno dell'organizzazione dell'area artigianale. Io non so, probabilmente avrò dimenticato sicuramente qualcuno, lo fanno notare. C'è un caffè nell'area, diciamo, letteraria, al caffè letterario, la realizzazione di diverse iniziative come un'estemporanea d'arte curata dall'associazione Opus, e in più la realizzazione della mostra dell'associazione Daria, le nostre fotografie, nonché la presentazione di libri importanti. Alcuni di questi sono stati presenti anche al Davide di Donatello. Ci sarà la proiezione di un cortometraggio, di diversi cortometraggi realizzati da artisti palermitani. Ci sarà pure uno spettacolo interattivo da parte dell'associazione di bambini e di ragazzi disabili. E poi dalle 22.30 in poi, sempre nel caffè letterario, la realizzazione di film in continuo di Franco Franca e Cecchi Garcia, curati dal nostro amico Di Causi. Ci sono tantissime altre cose che io ovviamente non ho il tempo di dire, però potete consultare
la mappa del parco con tutte le attività in programma, che è suscettibile di variazioni, perché ci stiamo lavorando in queste ore. Ci sono, rispetto all'anno scorso, c'è un'altra area spettacoli che sarà vicina al parco giochi dei bambini, dove sarà allestito anche un villaggio gastronomico. Insomma, veramente 24, quasi 24 ore, perché apriremo le porte a mezzogiorno fino alle 6 di mattina. Tutti avranno la possibilità di partecipare, di essere protagonisti. Quindi un ringraziamento ancora particolare a tutti quelli che hanno dato una mano per la realizzazione di questo mega evento, che è ormai un evento fisso dell'estate palermitana, probabilmente l'evento conclusivo delle manifestazioni del Comune di Palermo, ed è un evento ormai più dell'estate palermitana, credo l'evento più grosso che si sia realizzato in quest'estate, e soprattutto voglio sottolineare un evento che non sta costando nulla all'amministrazione comunale. Purtroppo sappiamo che ci sono artisti che si lamentano perché non sono stati chiamati o non sono pagati. Purtroppo non abbiamo questa possibilità. L'alternativa è non fare nulla, cioè non fare nulla e fare. Noi preferiamo sempre fare, anche a costo di qualche critica. Quindi grazie a tutti e vi aspettiamo sabato. Silvio, l'importanza di averlo fatto a costo praticamente zero, una grande partecipazione, so che in tanti parteciperete gratuitamente a questa cosa e mi riempie di gioia, perché la città ne ha bisogno in questo momento, signor Sindaco, lei lo sa meglio di tutti noi. Per cui Radio Delle c'è come c'è sempre, quando c'è necessità di farlo, e saremo la voce proprio di questa giornata, ma anche nei prossimi giorni ci confronteremo, appunto, proprio per chiedere sia all'assessore che al sindaco magari qualche intervento a Radio Fondo per distribuire e disseminare quanto più possibile questo messaggio, perché poi insomma la città, il palermitano, è sempre un po' distratto dalle sue cose. Invece un evento importante come la Notte Bianca, che coinvolge, speriamo, centinaia di migliaia, almeno 100.000 persone, così come è stato l'anno scorso, sarebbe importante, e soprattutto perché c'è la possibilità di mettere in luce i nostri artisti, i nostri artigiani, i nostri sportivi, insomma, quindi è una cosa molto importante. E vi ringrazio per averci dato solamente questo, grazie davvero. Scelto della circoscrizione, il diritto della circoscrizione, che inaugura la stagione delle delibere, mi sembra che sia questo il ruolo considerato storico, ma che fa seguito da una settimana delle culture. Noi abbiamo avuto una settimana delle culture con 200 iniziative culturali in una settimana, anche queste a costo zero per l'amministrazione comunale di Palermo. Io credo che anche questo è un modo per dimostrare che non esiste soltanto a Palermo, ma che esiste la comunità dei palermitani, che si riconosce nella città e che non aspetta nel contributo, nel soldo del comune per darsi da fare. E credo che sia importante. È il caso di dire che c'è un petito a Bolzano. Grazie e complimenti.